Si alza il livello di preoccupazione in Piallassa Piombone dopo l'affondamento della Berkham B il 5 marzo scorso, che potrebbe portare ad un forte inquinamento dell'area e a un pericolo per la sua futura navigazione. Sono in corso le operazioni di rimozione del carburante rimasto a bordo della nave e gli interventi per impedire al relitto di spostarsi verso il centro del canale portuale. L'intera situazione sarà alla base di iniziative in Parlamento e in Regione da parte del deputato Carlo Ugo De Girolamo, membro per il Movimento 5 Stelle della Commissione Trasporti della Camera, e da parte di Andrea Bertani, consigliere regionale dei Pentastellati, i quali sottolineano il ritardo delle contromisure per evitare quanto è avvenuto il 5 marzo scorso. Una situazione che ormai era già nota da tanti, intanto le navi abbandonate e spiaggiate da un lato e dall'altra parte la Berkham B, già una parte affondata e una parte semiaffondata, e quello che colpisce è la parte semiaffondata, tutta sporca di olio combustibile che poi viene risciacquato dalle acque e quindi finisce in mare. Effettivamente poi attorno ci sono le panne che trattengono quasi tutto, anche se c'è un po' di iridescenza e qualcosa che fuoriesce comunque, c'era una panna che era leggermente sgonfia. Ecco, avete criticato un po' il ritardo degli interventi per evitare questa situazione. Certo, la situazione era nota da anni, cioè la nave era stata lasciata lì in stato d'abbandono, la nave era già fortemente danneggiata. Quando anche gli attivisti di Ravenna hanno denunciato il fatto, qualcosa si è mosso, ma da quello che abbiamo potuto capire, poi il primo intervento per racchiudere con le panne e raccogliere gli oli che stavano uscendo sono stati fatti in seguito alle denunce, in seguito all'affondamento. Prima si è aspettato troppo tempo. Ecco, il livello di preoccupazione per l'inquinamento quant'è? Il livello di preoccupazione è alto perché lì siamo al confine di una zona cosiddetta APS, quindi un luogo che deve essere tutelato, un luogo che fa parte anche del Parco del Delta del Po e che invece non è tutelato perché si vive in uno stato di perenne abbandono. E anche il progetto della Piallassa è rimasto lì per tempo, non è completato e quindi mettendo insieme tutti questi attacchi, quello è un ambiente che è a rischio. Ecco, da qui i vostri interventi in regione e in Parlamento, visto che ci sono anche altre navi a rischio, per chiedere che cosa? Chiedere che qualcuno si assuma la responsabilità, perché fino ad oggi c'è solo un rimpallo di responsabilità, si assuma la responsabilità di eliminare queste aggressioni ambientali. Quindi quella nave, la Berkham B, che era lì già in situazione, sicuramente si sarebbe speso di meno dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, intervenire quando la situazione si è presentata, perché adesso l'autorità portuale spende 200.000 euro per infliggere i pali per prevenire che la parte di relitto non si rovesci all'interno del canale dove transitano le navi. Poi abbiamo una ditta che tutti i giorni deve andare lì a verificare le panne, anche questo è un costo. Abbiamo il costo ambientale, se si interveniva per tempo ci risparmiavano soldi e attacco all'ambiente. Quindi quello che chiediamo è di intervenire subito, non aspettare altri 10 anni, perché adesso il rischio è che infliggiamo i pali, quindi risolviamo il tema transito delle navi e poi lasciamo lì tutto per altri 10 anni, come sta succedendo con le altre 3 relitti abbandonati. Questo non lo vogliamo.